entrare per un mattone alla fine. Partono le paranoie tipo, ma se esco e non ridono? Brutto. Se esco e ridono troppo? Ecco la solita buffona. Meglio se non ridono, pensi? Meglio se sorridono? Più di testa che di pancia. Meglio se vado a casa? E se non trovo le chiavi? E se non trovo parcheggio? E se un cinghiale mi attacca mentre cammino? Non si sa mai. Paure. Io mi identifico in tutte le paure da sempre, ve lo giuro. La paura dei ladri, dei traslochi, dei parenti, che la conserva di nonna del botolino dice, ma l'ho fatta ieri. La paura di finire in un errore giudiziario e urlare, sono innocente! E loro dicono tutti così. La paura che quando sei alla cassa la carta non funzioni. Io do la carta al cassiere, lui la passa e tutto intorno a noi si ferma. La nonna col cannello, il bambino con le canette, il salumiere che affetta. Attimi lunghissimi e poi feroce, secco, inesorabile. Transizione legata. No, ma è la linea che... dicono tutti così. La paura di non essere all'altezza, di non rendere. Dai che ce la fai! No, non ce la faccio. Dai che ce la fai! No, non ce la faccio. Dai che ce la fai! Non ce... se non ce la faccio, non ce la faccio! La paura che esci con uno e ci prova. O che non ci provi. Che ci devo provare io. La paura di un vuoto di memoria. E la paura di quelli che ti dicono, oh, ricordami che dopo devo dirti una cosa. Che? Che mi devi dire? Perché? Dimmela adesso! La paura che ti fermino 100 metri dal negozio e non trovi più lo scontrino. No, ma vi giuro che ce l'avevo! Dicono tutti così. La paura di avere paura. La paura di recitare senza maschera. La paura è un'emozione primaria che hanno sia gli uomini che gli animali. La paura andrebbe vissuta in pericoli reali. Invece noi abbiamo 200.000 paure. Il punto è proprio questo. Ci sono paure grandi, paure piccole, paure reali e paure immaginarie. Il 17 maggio è stata la giornata mondiale contro omofobia, transfobia e bifobia. Una giornata contro la paura. Ora, in un paese devastato dalla crisi economica, dalla permanente instabilità